Ciao a tutti ragazzi, e oggi facciamo dei lavoretti di, secondo voi, di cosa? Natale, con questa vibes natalizia che adoro. E facciamo di Natale, che c'ho gli occhi, vabbè, di Natale e andiamo col video. Vado a prendere cose. Allora, due casette di pannelli. Una è questa qui, bella grossa, di Pepco sempre, che è costata pochissimo. E i materiali, come posso vedere, sono di gomma piuma dura. Poi, a seconda casetta di marzapane, l'ho già aperta, lo so, l'ho già aperta, volevo sbirciare, è questa qui, che invece è un materiale tipo di quasi legno, tipo... È quasi legno ed è cartone molto duro. Ultimo, anche se ne ho ben tre nonni che li devo ancora finire, anche questo l'ho aperto ma non l'ho iniziato per aspettarvi. Uno splendido diamond painting, portachiavi, piccolino, carinissimo, anche se ne ho ben tre già da finire. Uno che ho comprato dalla cinese, altro che mi ha comprato mia nonna a una fiera del fumetto, altro che mi sono comprata io di Pikachu Eevee, grande così. Quindi, non so perché l'ho preso. Vabbè, iniziamo dalle casette, che sono le cose che mi piacciono di più. Perché non sta bene? Allure. Il motivo, se guardo... di qua è sempre lo stesso, perché la fotocamera sta di qua, ma io voglio vedere lo skin. Allora, siamo da questa qui, quindi facciamo così. Amma bacio cicco cote, galline su comode, facevano l'amore con la figlia dentro su. Amma bacio cicco cote, via le oltre, svuotiamola. Perché comunque è costata pochissimo ed è bellissimo. Finito, ok. Allora, abbiamo due pezzi che ho già iniziato qui. Vabbè, dettagli. Due pezzi così che ci hanno tipo... Oh, me l'hanno dato, rovinato! Guardate qua! Non l'ho fatto io questo, me l'hanno dato rovinata! Vabbè, sono due parti, farò così. Basta. Mentre questa è o con da riempire con sti lobby oppure posso lasciarla così. Invece altre due parti, che una è così ed è carinissimo uguale. Colomino di panni zenzero uguale di là, però solamente che qui invece non è che ci devo appiccicare sti cosi. Mentre qui è la porta. Una normale e l'altra dove ci devo appiccicare sti cosi. Poi c'è il tetto, dove non c'è. Ce le ha due parti. E perché l'ho piegato solo da una parte? Non si rompe. O lascerò così, purtroppo. Molto purtroppo. Così, dove ci devo appiccicare le cose, questo è il camino. Che pure qui l'ho piegato da una parte dove devo mettere alcuni di questi, però va bene. Allora, direi di inizio. Allora, intanto voglio continuare questo qui di pupazzo di neve. Mi sono pure armata di pinzette per provarci. E provo a riempirlo. Intanto poi mai la smonto e la rigiro, quindi vediamo. Ne so subito che sono molto appiccicosi. È difficile da mettere tutti. Quindi, acceleriamo, direi. Direi di accelerare questo video. Quindi facciamo. E volete che accelero? No, acceleriamo. Parte bianca, finish. Vedete che ci sono i brillantini. E ora direi di andare con il verde. Stavolta non accelero il video perché è poco il verde, quindi la cosa più soddisfacente è togliere il bordino. Guardate, vedete che qui c'è. Mamma, è piccolo e troppo.
mamma, stai facendo un video. Ma che io posso star zitta qua? Sì, come vabbè. Allora, stacchiamo il bottino che la parte. Non vedo Asma. Asma è da sentire. Non so se ti tocca, però va bene. Va bene, direi di iniziare. Il trucco è di prenderlo con le punte. Vedete questa? Che è così? Va bene con queste punte. Così. Vedete? E incolliamo. Siamo da 4. E così te lo puoi mettere perfetto e non si incolla le pizzette. Perfetto. No, ne ho presi 2. Cacchio. Mentre lo faccio, vi racconto una cosa. Ieri stavo bella buona a leggere Naruto. Mio fratello stava a giocare. A un certo punto sentivo mia madre che grida. Sento che mia madre grida. Io dico, vabbè, sarà diastica, non è successo nulla. Quella mattina, che era ieri, quella mattina avevo sentito che urlava ed era per niente. Sento là una seconda volta e lì mi preoccupo. Chiamo mio fratello più grande, io vado lì e quindi corro dicendo è una cosa grave, se no Tommaso se no mio fratello grande se ne resterebbe a letto. Arrivo, la mia cagnolina sta mangiando. Arrivo, a un certo punto la vedo, sta nella sua solita posa di quando vuole dormire quasi. E quando pretende di coccole, la vedo lì, ho detto vabbè niente, vedo che trema e ha degli spasmi, non si riesce a stare in piedi. E a un certo punto dà una botta alla sedia, cioè proprio si lancia contro la sedia, immaginate. Adesso vi faccio la scenetta, finisco Vi faccio la scenetta di che è successo. No, due, uno, ecco. Scusate, non lo posso dire. Guardate, ok, finita anche la parte verde, vedete? Vi faccio una piccola scena di cosa. La mia cagnolina sta così. Lei si mette sempre così, ho detto non male, fa. Trema, a un certo punto dà una botta alla sedia. Ho detto dimmi che c'hai. Gli dico, vieni qua, tu vieni. Cioè, si alza e cade. Tutti quanti ci siamo preoccupati tanto. Così. Ora vado con il rosso. Stacchiamo il bordino. Non si è sentito cacchio. Allora vabbè, ci preoccupiamo tutti. Subito i miei genitori, ovviamente, che hanno fatto, chiamano il veterinario. Gli fanno vedere cosa sta facendo, anche se non capisce. Lo spiegano. Mio fratello, mio padre, corrono verso, cioè proprio prendono la macchina e scappano verso il veterinario. Ho detto, c'hanno ragione. Io lì, dall'ansia, scoppia la lacrime. Cioè, pensate, così. Perché diciamo, se si è mangiata qualcosa di mio, visto che sono disordinatissima, e se è entrata in camera mia e si è mangiata qualcosa di mio? E per lì, tutti qua, mia nonna, mia madre, mi cercano di consolare. A un certo punto, mia madre riceve una telefonata da mio fratello e da mio padre, gli dicono: noi stiamo arrivando. Lily si è calmata, l'abbiamo portata. Ha detto è solo che ha mangiato veloce. Io, davvero? Cioè, ha fatto tutto questo perché ha mangiato veloce?
Dice, sì, perché si è compresso tutto nello stomaco e quindi aveva questi spasmi. Io dico, davvero mangiare veloce fa questo? Davvero? E quindi ho detto, ho perso 10 anni di vita. Perché dicevo, no, sta male, gli devono fare le punture, starà male. Invece, ha solo mangiato veloce. Io in quel momento. Ma veramente. Quanto è fastidiosa sta cosa! La cosa fastidiosa è, vabbè, quando lasci sti bordini, vedete qui, sti bordini, sti bordini, sti bordini. E poi quando hai finito una bella riga e vorresti lasciarlo così, ma te ne serve uno, te ne serve uno. Questo lo voglio posizionare bene almeno. Oh, please. E lì, dopo un po', siamo andati a mangiare la pizza napoletana, visto che dovevamo andare a mangiare. We finish school! E adesso vedete questi due pezzi. Fammo l'uno che sono 4 pezzi. Proviamo a toglierla con le pinzette. Proviamo a togliere la pellicola con le pinzette, ecco. No, adesso taglia tutto. Quella, eccolo. Ecco, con le pizzette ora. Eccolo, oppure sapete che su non sapete, allora in scuola mia vicino c'è una specie di banchetto, cioè un pezzo con tutta erba e con alcuni alberi dove alcuni portano il cane, noi no, andiamo a un altro parco. Mia madre e il prof di matematica ci hanno raccontato, lì è andata a fuoco una macchina. Io, davvero, è andata a fuoco. È andata a fuoco proprio. Ho detto, ma come non ci sono, ne siamo accorti? Cioè, la mia classe è una delle poche che sta proprio davanti a quel pacchetto e non ce ne siamo accorti. Ci sono quelli alla finestra che stanno ore e ore così alla finestra, non se ne sono accorti. Cioè, vabbè, for boy. E comunque buon Natale. Comunque spero che vi sia piaciuto quel tutorial sul cubo di Rubik. Ui, quella è Jimmy Lacage. Aio. Dream and some poker. He knows of the cry. Ne mancano 2, secondo me voi li lascio così? No. Fate così. Aglio, cacchio. Oppure qua. Aglio. Che fastidio che danno. Qua. Vedo tutto ciò. Aglio. Ecco. Sto cercando. Allora. Andiamo con l'ultima che è Mahon. Mahone. Allora, qualcosa c'è da raccontare? No, il marrone. Giusto, mi lo faccio. Rish. The
Jessica, voi cosa avete chiesto per Natale? Scrivetelo nei commenti. Basta, niente smr. Non si è visto un cacchio per avvicinare. Guardate come l'ha ridotto. Vabbè, continuiamo. È stato finito tutto più o meno. Dream like a dream. Questa divertizione. Alla prof di spagnolo. I ragazzi gli hanno detto, cioè alcuni hanno cantato, Soy Bajija, good Bajija, sapete la canzone in spagnolo? La prof ha detto, se quella canzone spagnola che va di moda su TikTok. Noi sì. Oppure durante l'ora di inglese, il mio compagno che era avanti in prima fila, è arrivato un compagno in ritardo, ha fatto what the fuck. Ah, però ragazzi, non ditelo, visto che so pure quella di inglese, quindi non me lo potete ingannare. Tipo proprio così, what the fuck. Tipo, sapete quel meme che fanno soprattutto con Harry Potter, praticamente quando succede qualcosa di wow e un personaggio sta tipo e c'è la canzone che fa what the fuck? What the fuck? Non so se ci avete idea, però a me fa un botto ridere. Infatti accanto sempre. Voi cosa farete stasera? Il 9 dicembre sera. Io faccio la tombolata con la chiesa. What the fuck? Che carino che sta venendo, mi piace, molto carino. Direi di accendere, ciao. Ok, finito, mi sono pure fatto il nasetto di Rudolf. Eccolo. Quanto sta durando? Vabbè. Ora, proviamo a montarla. Mi pentirò di averlo detto. Molto. Però finiamo. Facciamo pure questo qui, che serve 5. Non acceleriamo, visto che sono 5 pezzi letteralmente, sai. Ok, allora proviamo a montare. Allora, mi sono già perso. Allora, prendiamo questa e ah, ok. Facciamo così. No, così è. Vedete, qui ci sono queste cose, queste alette. Oppure qui ci sono. Quindi faccio così. Questa magari la giro, visto che non l'ho fatta. Così. Vedete così. E va giù. Vai su. Eccolo. Vedete? L'ho messo. Faccio stessa cosa di qua, quella comunque Pepco fa delle cose bellissime, cioè questa l'ho presa da Pepco e chi si vergogna, e c'è chi si vergogna di andare da Pepco. Dove cacchio è sto altra parte? È un'altra parte, dov'è? One minute qua per prendermi, stavo per prendere un vomito, vabbè. Quella, eccola, vai giù, che storta ora, vai giù, eccolo, ui, ti manca
cosa ho detto? Questa qui. Che deve fare, però dopo. Qui deve incastrarlo, qui ho già tolto questi cosi. E lì deve incastrare questi altri cosi. Penso che abbiamo capito. Ok. È vero, noi avevamo fatto pure a Natale l'anno scorso, avevamo fatto pure una casetta, avevamo fatto una casetta, cioè tipo di carta, di F4, dove praticamente avevamo disegnato. Eccolo, ora mettiamo il camino. O dobbiamo piegare così, non si può tenere perché va incastrato qui. E però a cosa... che qui viene dritto, cioè se vedete è dritto. Io se lo metto mi viene storto, cioè, mi viene così, doveva essere dritto così, deve essere dritto così tipo, però non si casta, se no deve far così, non è dritto, vedete, cioè, la rende schifosa. Così, forse. Ma non si è stato il coso. Vedo solo ora io queste cose. Ah. Cazzo, perché è così? Vabbè. Ok, però sbilanca così, ma va sotto così. Così devi essere, così, vabbè, lasciamo così. Carina, ma guardate che bella, non so perché è così, perché è così, cioè perché non fa la porta qua, vabbè. Ma che carina! Volete aperte due con una di questi due? Questo fa la chance, questo qui invece è altro video. Ciao!